Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della carriera allenatore con il Napoli. Ci troviamo nell'ottavo episodio, episodio importante perché nello scorso abbiamo fatto una vittoria e un pareggio arrivando circa sesti o settimi in classifica, noni regà, a pari punti con la Juve. Possiamo ribaltare gran parte del campionato, possiamo sicuramente puntare a un quinto posto nelle prossime partite. Prossima partita contro il Chievo, partita stra importante, dobbiamo sicuramente vincerla e non pareggiarla, perché i pareggi sono tanti, stiamo facendo milioni di pareggi, stiamo facendo un pareggio e una vittoria ad episodio. Vinciamo questa partita contro il Chievo e probabilmente saremo sesti, penso, a mio parere, sperando che le altre non vincano, ma... ovviamente il calcio è tutto da vedere. Prima di iniziare vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace. Raga, cerchiamo di arrivare almeno a 20 o 30 like per il prossimo episodio. Raga, mi state seguendo tantissimo e per questo vi ringrazio un fottio. Inizia questa partita contro il Chievo Verona subito, raga, senza indugiare. Intanto voglio informarvi che tipo nello scorso episodio ho caricato due volte lo stesso video perché credo... anzi, ne sono abbastanza sicuro che le feed non erano partite, visto e considerato che avevo fatto tipo 30 visual in due giorni. Quindi, perciò, diciamo, ho fatto quella cosa. Bella sta palla recuperata dai Dries Mertens. Regà, cioè, minimo, c'è del giallo. Infatti sì. Giallo per Spalletti, proviamo questo calcio emozione, anche se non li riesco a tirare su sta cacchio di carriera. Non vanno proprio. Buono Koulibaly, buono Koulibaly. 45esimo e non si riesce a sbloccare sta partita, non riesco a segnare, il Chievo che ha fatto un paio di occasioni buone, noi sfortunatamente non riusciamo, ma ce la si può fare. Dai sai, palla in avanti, buona per Hamsik, passala, buono così, palla a Mertens, che allarga tutto dal lato di Gulam, palla per Insigne che non aggancia ovviamente Insigne non aggancia. Stiamo a spingere di più, vai Cagliecon, cross in mezzo e anche buona per Insigne, che però è alto un metro e mezzo, almeno calcio d'angolo. Buono il tunnel, cambio tutto per Maria, Cagliecon che aggancia stupendamente, Maria passa nel mezzo, tiro, mamma porco Giuda, Mertens di merda, era l'azione più bella di sto campionato per il momento. Madonna, cosa aveva fatto Cagliecon e cosa ha sbagliato sto cretino di Mertens. Mertens, devi assolutamente riprenderti sto volo, perché la prossima partita se no te la fai tutta in panchina. Bella Cagliecon, bello il passaggio, Mertens 1-0, Dries Mertens, ho detto io che se lo riprendevo. Mertens, passaggio, bella la finta, Hamsik, no, ancora è buona, palla per Hamsik, che si gira, ma non va, possiamo per prendere proprio nel deretano, l'abbiamo preso, nel culo, mannaggia, io dico io, no, Cagliecon c'ha 90 di velocità, perché non riesce a superare un terzino che ne ha tipo 70. Ma Insigne, buona la palla per alla... calcio punizione al limite si può mettere, c'è Mertens, l'alziamo proprio di poco, Mertens! Mamma mia, 87esimo Mertens! Da calcio di punizione la mette proprio lui, Dries, incredibile ma vero, la sblocca lui, Dries, Mertens, ora dobbiamo difendere proprio tutti e 11, un catenaccio incredibile, eccolo qui, chiudiamoli tutti, buttiamo sta palla in avanti, non così. Reina, non fare queste cose. Bella la palla in avanti. Vai sai, spingi sai, dobbiamo attaccare. Bella la palla per Hamsik, mamma mia, è un guerriero. Palla per Mertens, punta in avanti. Mamma mia, il giochetto di Mertens, che passa Mertens!
Cosa ha fatto Mertens? Mertens, cosa ha fatto? Finisce così, 3-1. Mamma mia, si porta il pallone a casa Mertens. Si porta il pallone a casa Mertens. I tre punti forse più belli fino ad ora. Mamma mia, raga, mi gira la testa, cosa ha fatto Mertens? Andiamo a simulare un po' sti giocatori, speriamo che la fonte salga, almeno i sai pure, potrebbe riuscirci, non c'è l'upgrade di nessuno, però Rogo sale abbastanza, lo stesso Milik è quasi all'80 come proprio i sai, la fonte è salito pochissimo, infatti ha preso di, non so per quale motivo, comunque un 78 di 17 anni tipo. Poteva fare qualcosina in più sicuramente. Skippiamo per la prossima partita che non so minimamente contro chi sia. Intanto vi vedo un attimo cosa siamo, come siamo messi in classifica. Intanto contro l'Atalanta, che è un po' diciamo la bestia nera del Napoli. Dobbiamo un poco riscattarci. Però più che altro voglio vedere un attimo come siamo piazzati in classifica. Siamo quinti? Io ve l'ho detto io che se vinciamo quella partita eravamo quinti o sesti. Infatti è così, siamo quinti, c'è il Pescara un punto da noi, l'Inter un paio di punti da noi insieme alla Lazio, poi ci sta la Roma che sta a 14 punti, comunque è super fattibile. Andiamoci a prendere queste altre due posizioni e la speranza che loro andranno a perdere contro l'Atalanta, la bestia nera del Napoli. Cerchiamo di vincere anche questa, l'Atalanta che ha il Gomez che ci può punire amaramente. Fare bene, raga, dobbiamo fare bene. Dobbiamo spingere subito tanto dall'inizio. Ecco un super inizio del Napoli che inizia alla stragrande. No, no, no. Potevamo già subito attaccare bene. Mertens, mamma mia, Mertens, rigore! Rigore subito. Terzo minuto calcio di rigore. Ma che inizio del Napoli! Che inizio! Mamma mia, Mertens! Se l'è bruciato, un po' in ritardo il difensore, ma io ve lo dico che non li so minimamente tirare, infatti, parata, parata lo sapevo. Ma che inizio, non fa niente questo calcio di rigore. È un calcio di rigore di mentalità. Perché siamo partiti bene, non fa niente che l'abbiamo sbagliato, me lo sentivo. Non l'ho tirato neanche alla massima della convinzione, però. Ci sta, ci sta. Ancora calcio d'angolo, ennesimo calcio d'angolo. Vai Rina, vai Rina. Buttale in avanti, perfetto il rilancio. Un po' meno il controllo, ma stava pressato tipo da due di loro. Intanto c'è il Gomez che va molto sul fondo, ma non va. Palla dall'altro lato per Insigne, che ha una prateria. Buttiamola in avanti. Vai avanti Insigne, vai avanti Insigne. Bella la sterzata Insigne. No. Chiusura di Paloschi. Bella la palla per Domenico Berardi. Berardi, Berardi, Berardi se ne va. Berardi, incredibile. Incredibile, cross in mezzo, calcio d'angolo. Ci sta tutto sto calcio d'angolo. Palla dal lato di Insigne. Insigne a incrociare Lorenzo. Insigne. Dove l'ha messa Lorenzito? Dove l'ha messa? Mamma mia. Mamma mia. 1-0, Amsic. Ma perché sto spazio è sempre vuoto? Questo spazio è sempre vuoto! Sta ancora Insigne! No, 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 no! Non puoi sbagliare così! Vai Amsic! Bella la percussione di Amsic! Allarga un po', rientra! Di nuovo su quel lato? No, no, non va! Mamma mia Reina, quanto ti amo Pepe Reina! Il 73esimo, dobbiamo spingere un poco di più perché ci stanno un po' a chiudere. Dai, se facciamo il 2-0 mo, è la cosa più bella del mondo, è la cosa più bella del mondo, è la cosa più bella del mondo. Là. E l'abbiamo fatto. Seconda cosa, dobbiamo andare un poco più in avanti, lo stiamo facendo bene. Palla per Mertens, che dovrebbe essere un po' più veloce del difensore, e infatti è così, palla in mezzo, dall'altro lato Insigne, golasso, 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 2-0 Insigne, 2-0 Lorenzo Insigne. La firma lui così, però che grande azione che ho fatto, questo è da dire, mamma mia. Mamma mia. Vai, vai, leva gli sto pallone, leva gli sto pallone, leva gli sto pallone. Buttala avanti, allarga per Insigne, che può spingere un po', ce n'hai ancora di carburante, dai. Palla
palla per Mertens, che è morto, lui sì che è morto. Cambia tutto dal lato di Allan. Palla per Hamsik, che di testa non la riesce a prendere. Va bene, va bene. Fischia arbitro, dai. Finisce così, 2-0, vinciamo anche questa. Oggi veramente una giornata stra importante. Abbiamo preso 2 punti, forse siamo quarti, non lo so. Dobbiamo vedere un po' cosa hanno fatto le altre squadre. Spero in qualche pareggio che ci potrebbe riservare il quarto posto. E siamo quinti, a pari punti però con la quarta che è la Roma. Poi ci stanno 2 punti Lazio e Inter. Non so la prima a quanti punti sia e soprattutto chi sia. Penso il Sassuolo infatti sia a 7 punti, a 17 punti, quindi ha praticamente una partita di vantaggio rispetto a noi. Regà, tutto è possibile, siamo ritornati in vetta alla classifica. Se vi piace questa serie, se vi piace questa carriera, lasciate un bel mi piace, un commento e l'iscrizione. Regà, io vi ringrazio di tutto il supporto che mi date quotidianamente. Lasciate un mi piace, cerchiamo di arrivare a 25 per queste 2 vittorie. Regà, ci attende un prossimo episodio veramente coi contro coglioni. Lasciate un bel mi piace e niente, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella regà.